servizio dice che ci si può togliere la giacca. Allora, Renzo Gonzalato e non ci possiamo sapere. Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione del convegno Libera PD, Think Tank dei Liberal Democratici Abruzzesi. Grazie a tutti per essere presenti, ci scusiamo del caldo e purtroppo c'è stato un piccolo problema all'impianto di condizionamento, abbiamo provato a risolvere al meglio. Io direi di dare subito la parola per un saluto, il Presidente della Regione è assente per un impegno istituzionale dell'ultimo momento nelle Marche, porta il suo saluto il Consigliere regionale Alberto Balducci, prego. Allora, grazie a tutti. Diceva che l'ORIS, che l'ordine di servizio era quello di poter togliere la giacca. In realtà ho fatto prima, nel senso che la giacca non l'ho messa proprio, anche perché credo che oggi ci sia non so quanti gradi e quindi chiaramente qui facciamo una bella sauna. Però io ci tenevo a stare a questo incontro. Il Presidente Luciano De Alfonso mi ha delegato e lui purtroppo per questioni istituzionali non può essere più presente, ma io ho il piacere di rappresentarlo. E piacere perché l'ORIS, che è il coordinatore regionale del Liberal PD, al di là dell'essere coordinatore regionale di Libera PD, mi è diventato veramente un caro amico che ho conosciuto durante la campagna elettorale. Abbiamo collaborato insieme per diverse cose. Lui è un attivista e attivo nel vero senso della parola del partito. È uno che lavora tantissimo facendo convegni, incontri, ed oggi appunto è arrivato al culmine nel portare qui Enzo Bianco, sindaco di Catania, che io ho avuto modo di poter conoscere sempre attraverso TV e mai dal vivo, e quindi oggi ho il piacere di stringere la mano a questo personaggio importante della politica italiana. Ho avuto piacere anche di conoscere precedentemente qui al mio fianco oggi il responsabile nazionale di Liberal PD, che come tutti voi sapete è un'associazione culturale e che fa sempre attività e iniziative dal punto di vista culturale. Io credo che sia molto importante. Io non voglio assolutamente dilungarmi, se non riformulare a tutti voi veramente un plauso anche per essere così numerosi, nonostante questa giornata chiaramente che era più una giornata di mare e non diciamo pratica della scuola, ma se voi chiaramente state qui perché siete interessati, perché giustamente un momento di riflessione io credo che occorra ogni tanto farla, e credo che con Enzo Bianco questo sicuramente riuscirà benissimo. Grazie a tutti quanti e un buon lavoro. Ospita oggi in questa bellissima sala, Enzo, vedrai alla tua sinistra un quadro spettacolare di Francesco Paolo Michetti, Achille di Ore, e la parola al Presidente della Provincia, Antonio Di Mano. Grazie Loris per aver animato questo incontro questa mattina qui in provincia a Pescara, saluto tutti i colleghi presenti qui ed è un grande onore per noi ospitare il Ministro Bianco, perché rappresenta per l'Italia una delle poche certezze rispetto alla conoscenza effettiva dei problemi che abbiamo come enti locali.
non abbiamo da nasconderci nulla rispetto al cambiamento in atto che riguarda le strutture, diciamo, territoriali degli enti locali, dalle prefetture alle province, ai comuni, quello che ci diciamo anche prima di arrivare qui, ed è lui uno di coloro che da sempre svolge una funzione soprattutto di approfondimento tematico su questi aspetti, confrontando anche la nostra realtà italiana con altre realtà europee e ancora fuori Europa. Noi non abbiamo colto, a mio giudizio, fino in fondo ciò che di straordinario il ministro Bianco ha sempre detto e ha sempre indicato come percorsi. Diciamo che oggi sembra quasi che il fatto che la Camera, il saluto dei parlamentari presenti, abbia licenziato una riforma di ordine della pubblica amministrazione sia un fatto così eclatante e così straordinario. Difatti è un lavoro che ha a che fare con anni di precedente esperienza parlamentare e che ha visto da vicino il ministro impegnato. Io credo che lui possa più di ogni altro dare un giudizio anche effettivo di questo cambiamento che stiamo vivendo. Diciamo, viviamo il cambiamento quotidiano dettato soprattutto dalla volontà degli italiani di cancellare, di sopprimere, di chiudere, di eliminare, senza rendere conto poi a se stessi, e questo invito porta a non avere servizi, a non avere, diciamo, funzionalità sui territori. Questo è il mio saluto introduttivo, faccio un grande in bocca al lupo al Liberal PD, che credo sia una delle poche, tra l'altro, esperienze del Partito Democratico che riesce ad avere un pensiero avanzato sempre su vari argomenti, e questo è di buon auspicio per il Partito Democratico Italiano, un momento in cui il partito è impegnato troppo nel governo e meno sui territori, a mio giudizio, dal punto di vista di quello che i territori si aspettano dal cambiamento, diciamo, effettivo che si può, vuol dire, auspicare nella quotidianità. Quindi non aggiungo altro e faccio in bocca al lupo al ministro Bianco affinché abbia sempre la stessa voglia, la stessa grinta, la stessa determinazione con la quale lo contraddistingue da sempre, perché deve essere un'eccellenza valutata nel tempo a sostegno di tutti quanti noi italiani. Grazie ministro. Allora, la parola, ecco. Siamo autorizzati per rispetto istituzionale. Allora, la parola al sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, per un saluto. Grazie Loris e buongiorno a tutti. Io sono sempre così ammirato allorché in una giornata davvero torrida tanti cittadini, anziché andare al mare, sfidano il caldo e vengono qui a fare, diciamo, una piccola sauna. Il presidente della provincia ama giocare questi scherzetti, perché significa attenzione e vitalità della società, che mi sembra una cosa molto... È dovuto al governo. Non è una cosa che io posso garantire. Quindi saluto davvero e ringrazio i presenti. Ci sono degli amministratori a vari livelli, abbiamo prima sentito il consigliere Balducci, saluto l'onorevole Fusilli, vedo le consigliere comunali di Carlo e Cashud, poi c'è l'assessora Marcheggiani scatenatissimo. Ci siamo messi d'accordo per vestirci di giallo, anche perché, così supponendo un clima torrido, insomma, ci perdonerete per il look molto informale. E poi naturalmente un saluto particolare al nostro ospite di riguardo, perché Enzo Bianco è una personalità di primo piano del panorama politico italiano, una personalità di primo piano che mi sento di affermare questo, è tornato al primo amore, e cioè è sindaco di Catania, oltre ad avere un ruolo importante, presidente del Consiglio Nazionale dell'ANCI. Dopo aver appunto svolto importanti esperienze ministeriali, lo ricordiamo, ministro dell'Interno, insomma, che è senz'altro un dicastero di grande responsabilità. E prima con lui parlavo, scambiavo qualche battuta a proposito del mestiere di sindaco, che è senz'altro un mestiere bellissimo, ma tanto bello quanto impegnativo, in cui capitano, diciamo, tante cose. Non ultima, forse ricorderete questo caso di cronaca, di essere letteralmente aggredito da qualche cittadino un po' così, non c'è neanche troppo caldo, però insomma sono inconvenienti del mestiere. Penso però tuttavia che oltre a questi inconvenienti del mestiere, il tema è quello che in qualche modo lanciava anche il Presidente
di Marto, quello cioè delle problematiche degli enti locali, che oggi vivono senz'altro situazioni di, diciamo, di difficoltà. Le province non ne parliamo, però posso garantire che anche i comuni, con questi, diciamo, tagli dei trasferimenti statali da un lato e con il fatto di dover divenire sostanzialmente autosufficienti dal punto di vista finanziario, sono costretti ad una vera rivoluzione copernicana, che attiene anche naturalmente al rapporto con la cittadinanza, atteso che gli enti locali non sono più in grado di erogare benefici ai cittadini, come è avvenuto in questi decenni, ma sono chiamati in qualche modo a chiedere sacrifici, se è vero, come è vero, che essi, come dicevo prima, sono destinati all'autosufficienza finanziaria, che significa chiedere direttamente le tasse alla cittadinanza. Lo si fa, naturalmente ci si mette la faccia, con la consapevolezza che se non piace a nessuno pagare le tasse, esse sono tuttavia necessarie per erogare servizi che valgano a rendere più cristiana, come avrebbe detto mia nonna, la vita di una comunità e la vita nostra di tutti i giorni. Io la chiudo qui perché siamo venuti per ascoltare Enzo Bianco, lo ringrazio nuovamente, saluto anche il segretario generale naturalmente di Liga del PD Davide Boggi e un saluto finale particolare al vulcanico signore alla mia sinistra che, diciamo, ci dà sempre dentro con un'attività costante che va nel senso del contributo di idee, di iniziative, anch'essa materiale prezioso. Di questo lo ringrazio e rinnovo i saluti a tutti i presenti. E la parola all'assessore Matteggiani. Buongiorno a tutti, sarò breve anch'io perché vogliamo ascoltare gli illustri ospiti, ringrazio voi di essere qui presenti e devo dire che per me essere qui come relatrice in un convegno politico, nonostante faccia politica dal 2003, è abbastanza strano, perché di solito come assessora prima alla cultura, adesso al patrimonio, sono solito parlare di quadri, di libri, di presentazioni, in pratica di cultura politica sicuramente non sono molto ferrata, però il mio territorio culturale, politico, personale ha questa provenienza repubblicana, per cui oggi io mi sento in casa, nel senso che quando ero piccolina ricordo mio padre che tentava di mettere da parte in maniera quasi religiosa i giornali del mondo di Nunzio e si arrabbiava moltissimo nel disordine della mia famiglia quando perdeva qualche giornale, che qualche articolo che gli era piaciuto molto, quanto lui si arrabbiasse. Ricordo i manifesti che questo manipolo di persone illuminate per me metteva allora contro, soprattutto contro la Democrazia Cristiana, che era in casa, nella mia casa, sicuramente vista in maniera estremamente negativa. Per cui sono cresciuta con un nonno democristiano e un nonno comunista, per cui queste due chiese, io chiamo così, queste due chiese contrapposte ma speculari che dominavano il pensiero, erano da mio padre avversate ambedue con una tale violenza che mi è rimasto questo ricordo, tanto che universitaria, non riuscendo a trovare un luogo dove poter dialogare, perché non mi sentivo di appartenere a nessuna delle due culture dominanti, fuggii dal collegio dove ero universitaria per andare a sentire Spadolini, cioè fuggire da un collegio non per una fuga d'amore, ma per andare a sentire Spadolini era proprio emblematico di come questo pensiero difficile da essere accolto in quel momento fosse per me un pensiero che io volevo seguire, e ho trovato casa nel Partito Democratico. E quindi quando Loris, che ringrazio per il grande lavoro che lui svolge dal punto di vista culturale, mi ha invitata in questa associazione come vice coordinatrice regionale, io sono stata estremamente felice, perché
il grande innamoramento che io ho avuto per Luciano D'Alfonso mi aveva portato un po' a snaturare quella che era la mia posizione culturale politica, e quindi Loris ha ristabilito un po' di equilibrio dal mio essere indipendente repubblicana nelle liste del partito della Margherita. E quindi oggi io sono qui veramente sentendomi a casa, e sono convinta che questa associazione dei Liberal PD abbia e possa svolgere oggi quel ruolo importante che il mondo di Pannunzio ha svolto negli anni dal 49 fino al 67, mi pare, proprio perché Pannunzio intuì che finito il Partito d'Azione due anni prima del 49, quindi nel 47, l'unica possibilità di sopravvivenza di un pensiero diverso, non omologato, non appartenente ad una chiesa con i propri dogmi, potesse essere un giornale libero, un giornale grande, un giornale che raccoglieva intelligenze variegate e differenti. C'era Ennio Flaiano, c'era Vitaliano Brancati, c'era Mino Maccari per quanto riguarda il discorso culturale, c'era Francesco Compagna, c'era Spadolini, c'era Ugo La Malfa per quanto riguarda il discorso politico, e quindi tutto questo insieme di intellettuali possiamo pensare di ricostituirli nell'ambito del Partito Democratico in un progetto organico, profondo e culturale. Grazie. Ci lascia per un problema di naturalmente legato all'amministrazione il sindaco Alessandrini. La parola al segretario generale nazionale di Liberal PD, David Bocife. Buongiorno a tutti, innanzitutto voglio ringraziare Loris per l'organizzazione di questo evento, di questa iniziativa che mi sembra molto ben riuscita, e soprattutto ringrazio i presenti che erano stati al caldo firmare vicinissimo, sono venuti qua, anche io sono nato in una città di mare, sono spezzino, però non possiamo fare il bagno in città purtroppo, c'è un porto che per i dintorni sono carini. Mi ricollega a quello che diceva l'assessore e anche il vice segretario regionale di Liberal PD, che ringrazio per le parole nei confronti del mondo di Pannunzio, nei confronti della cultura repubblicana. Cerco anche di spiegarvi in breve che cos'è Liberal PD e che obiettivi si pone come associazione, che non è soltanto culturale, vuole essere politico-culturale, diciamo così, nel senso che le iniziative che abbiamo fatto in questi anni sono tutte di natura politico-culturale, non è che ci piace parlare e rispettare soltanto di cultura. Proviamo ad avere un ruolo all'interno del Partito Democratico e soprattutto proviamo ad avere un ruolo all'interno del disegno politico che il segretario del Partito Democratico sta con fatica portando avanti. In effetti quello di cui volevo parlare con voi questa mattina riguarda un po' le condizioni politiche che definiscono il quadro nel quale ci troviamo adesso. Condizioni che secondo me indicano l'esigenza di difendere i presupposti della conduzione di un'azione riformatrice del nostro Paese. Perché per la prima volta siamo di fronte al fatto che è possibile incidere con un'impostazione riformatrice moderna, portando avanti un percorso che nel nostro Paese non si è portato avanti in maniera, come dire, strutturata quasi mai. Ci sono stati alcuni cicli riformatori molto importanti, che sono stati sempre interrotti dall'instabilità politica, dalla disomogeneità delle compagini di governo, dalla debolezza politica a sostegno di quei disegni riformatori. Quando invece per la prima volta, quando si è presentato Matteo Renzi e ha vinto le primarie, la seconda primaria contro Bersani,
è apparso chiaro a tutti che avesse in mente un disegno riformatore di tipo moderno, con una serie di riforme, un impianto riformatore di un certo tipo. Tendente a portare avanti un disegno che è sempre stato sistematicamente frenato dalle resistenze corporative della società italiana. Questo è il punto. Perché? Perché quando arriva Renzi le cose sembrano cambiare? Perché per la prima volta a supporto di questo disegno Renzi è stato in grado di costruire consenso. Lo dice appunto chi crede, si è formato nell'ambito di una cultura politica sicuramente molto avanzata, sicuramente mai smentita dalla storia, anzi forse sempre troppo avanzata. Se vogliamo, come dire, tratteggiare, come dire, un elemento che ha connotato storicamente la cultura democratico-liberale, azionista, repubblicana, è il fatto che ha sofferto di una sorta di asincronia anticipante, cioè era sempre avanti. Era avanti rispetto all'evoluzione sociale, così come la storia della sinistra italiana ha sempre partito di un ritardo rispetto all'evoluzione sociale, no? E abbiamo avuto questo strano problema in Italia, no? Di asincronie fra le proposizioni politiche della sinistra italiana, che comunque si è intestata alcune riforme sociali importanti, però aveva un impianto culturale che era distante dall'evoluzione sociale, e una minoranza come quella democratico-liberale che aveva poca forza politica perché non faceva presa sull'elettorato, ha sempre avuto, come dire, un risultato minoritario. Renzi che cosa rappresenta invece? Rappresenta la capacità di declinare e coniugare forza politica e riforma. Questo è Renzi. E per questo adesso, in questo momento, è necessario fare muro per difendere i tentativi che le corporazioni che necessariamente vengono colpite da un'azione di governo stanno facendo i tentativi di bloccare uno dei tentativi più organici di riforma della società che ci è capitato di vedere negli ultimi decenni. Questo è indubbio. Poi si può essere d'accordo o meno sul merito di alcune misure di riforma. Le riforme non è che, come sempre in politica, come è nella vita o in politica, non si ragiona per assoluti, si fa nella religione, l'importante è ragionare per assoluti, ma in politica non si ragiona per assoluti, si ragiona per date le condizioni, si fanno le cose nelle condizioni date come un'impostazione di fondo, che era un po' l'insegnamento di quella mappa. È questo che faceva, diciamo, della cultura politica democratico-liberale una cultura di governo, perché si provava ad applicare le proprie convenzioni, i propri principi e i propri obiettivi nelle condizioni politiche date. E purtroppo le condizioni politiche date con cui hanno avuto a che fare gli uomini della cultura che a noi piace rappresentare all'interno del Partito Democratico non sono mai state molto semplici dal punto di vista della forza, cosa che non è stato con Renzi. Per la prima volta c'è una persona in grado di costruire, mantenere forza, consenso politico a sostegno della sua vita. Quindi è importante difendere questa azione di governo, difenderla, aiutarla. E poi alla fine, prima di concludere, vi dirò come nel nostro piccolo stiamo cercando di aiutare. L'altro grande elemento a sostegno di un'azione riformatrice, oltre ad avere una piattaforma moderna e la capacità di sostenerla politicamente con il consenso politico costruito a sostegno di essa, l'altro grande elemento è che sta venendo sempre di più fuori come elemento di grande attualità è con quale partito politico. Questo è l'altro grande elemento, perché un'altra cosa che ha connotato da sempre il nostro approccio alla politica, politico-culturale, alla politica, è che il partito non può in nessun modo essere un fine, il partito è un mezzo, non può essere un fine, l'organizzazione, dell'apparato non è un fine, il partito non può essere un fine, può essere un mezzo per realizzare il tuo obiettivo politico nelle condizioni date. Allora, quello che sta venendo fuori, che è uno degli elementi di difficoltà che sta incontrando adesso il Presidente del Consiglio, il segretario del Partito Democratico, è che il partito non mi sembra riesca a controllarlo come vorrebbe. Questa è la mia opinione, poi magari mi sbaglio. Le recenti elezioni amministrative che sono state vinte, perché diventa singolare dire che se vinci 5 regioni su 7 hai perso, diciamo, è un po' singolare, lo è. E anche però hanno mostrato alcuni
l'emergere di alcuni primi problemi derivanti dal fatto che la classe dirigente a livello territoriale effettivamente ha dato segni di non continuità con l'impostazione politica nazionale e non continuità non solo dal punto di vista del merito della piattaforma da applicare, ma anche dal punto di vista della cinghia di trasmissione, anche se vogliamo organizzativa sostanzialmente. No, è venuto fuori che secondo me sono stati degli indicatori di scarsa fluidità, ecco, tra il centro e la periferia. E guardate bene che io sono convinto che il modello del partito del Novecento, quello che è stato definito e teorizzato prima da Weber e poi da Mickels, il partito di integrazione di massa fondato su un forte apparato, vada superato. Cioè non di meno la componente di radicamento territoriale anche nel futuro modello è una componente fondamentale. Cioè non si può immaginare che la funzione precipua del partito politico possa funzionare, possa avere un seguito reale se non c'è anche la componente di radicamento territoriale. Quindi non si può immaginare un partito che governi una nazione, che sia governo, che svolga una funzione nazionale senza avere anche quella dimensione. E però il modello del Novecento, a struttura molto articolata e pesante, è evidente a tutti che è in crisi, ma è in crisi per un semplice motivo, perché quel tipo di modello non funziona più, non è più armonico con l'evoluzione sociale, non è più armonico con le società per come si stanno strutturando. E soprattutto non è in grado, secondo me, non è in grado di essere un vettore di radiazione dell'azione politica sul territorio. Non è in grado perché tende a mantenere in vita un apparato che, a volte ha logiche che prescindono dall'azione nazionale, dall'azione di governo. Allora, quello che noi vogliamo fare, concludo, perché ci siamo detti che parlavamo non moltissimo, è come in questi due obiettivi, diciamo così, difesa della piattaforma moderna di governo, che mi sembra Renzi stia provando ad attuare, e realizzazione di un nuovo modello di partito che superi, mantenendo il radicamento territoriale, il modello del Novecento, come in questo tipo di doppio obiettivo, questa associazione che abbiamo creato, che ha creato Enzo, non ho creato io sono intervenuto con grande piacere a un certo punto, che ruolo vogliamo giocare? Ma in realtà il ruolo che vogliamo giocare, secondo me, è un ruolo che in questo momento è di grande utilità per il Partito Democratico e per chi come Renzi sta provando a innovare sia l'azione che lo strumento, sia l'azione politica che lo strumento di azione politica. Cioè, siamo un'associazione che non chiede, con un'impostazione politico-culturale abbastanza definita, l'avete capito, anche il marchio Libera lo indica, e le radici sono quelle che descriveva prima Paolo. E non chiediamo l'iscrizione necessaria al Partito Democratico per iscriversi al Libera PD, proprio perché crediamo che debbano anche esserci delle casse di compensazione e di armonizzazione del pensiero fra il partito come struttura e la società. E questo tipo di approccio funziona particolarmente nel momento in cui si punta a avere, come necessario che sia, in tutti i paesi occidentali avanzati, si punta ad avere un partito che va alla competizione elettorale con una vocazione, con un'impostazione con la vocazione maggioritaria, cioè con l'obiettivo di vincere, di parlare a tutta la società, non a porzioni separate della società, per poi comporre alleanze di governo articolate e molto poco omogenee. Qual è la vera novità di Renzi, che fra le tante, quella che vuol parlare a tutti, il partito della nazione, che è una definizione che a me non è mai piaciuta, però è il partito a vocazione maggioritaria dell'ingotto sostanzialmente, cioè il fatto che si parla ai singoli individui, ai cittadini, non si parla a ceti sociali, non ci si riferisce a una parte della società, ci si riferisce a tutti. Ed allora se questo è l'approccio, cioè parlare contemporaneamente a tutti per provare a governare con il proprio messaggio, avere realtà come Libera PD che sono in grado di intercettare persone che si avvicinano a questo nuovo messaggio senza imporre necessariamente e subito l'iscrizione al partito fondamentale. Siamo una cerniera ideale
siamo un accendere ideale, svolgiamo questa funzione e siamo consapevoli di poter dare una mano per questo. L'altro grande, secondo me, valore che potremo portare, che possiamo portare, è il fatto che adesso think tank è un termine anche un po' ambizioso, però siamo in grado di produrre l'elaborazione politica. Siamo in grado di produrre l'elaborazione politica, perché al nostro interno ci sono persone che hanno un percorso professionale, che hanno alle spalle, che hanno una propria specializzazione e che la coniugano con la capacità di pensare politicamente. Quindi siamo in grado di strutturare proposte anche avanzate, anche di rottura, nell'alveo dell'azione del Partito Democratico, e quindi di dare una forte mano dal punto di vista dell'innovazione dell'azione politica. Quindi nel metodo, con l'apertura e la capacità di fare la cassa di compensazione per armonizzare al nuovo impianto del Partito Democratico, e nel merito con la capacità di elaborare nuove proposte, proposte di innovazione, proposte che non possono essere distanti da un'azione di tipo riformatrice moderna, è impossibile, è il nostro DNA. Quindi questa è la nostra funzione. E devo ringraziare Enzo che in questi anni mi ha dato la possibilità di lavorare in questo senso, e gli lascio la parola con un grande rispetto e gioia. Grazie, grazie di cuore. Sono felice di essere con voi questa mattina. Apprezzo molto la generosità che avete avuto di essere qui in condizioni climatiche naturalmente tipiche del periodo in cui ci troviamo, e vorrei ricambiare questa generosità stando anch'io nei tempi europei che hanno caratterizzato tutti gli interventi precedenti. Quindi anziché le 6 ore che avevo previsto per la mia relazione ne farò soltanto 3, preparatevi, come si usava fare nel Carazzate Potiomo nei film lì. Sono davvero felice, mi sento a casa con voi oggi, ringrazio innanzitutto Loris che ci mette una grande passione e una grande pazienza, mi aveva chiesto già da tempo di venire in Abruzzo, oggi sono riuscito a combinare 2 cose insieme, nel pomeriggio salirò a Città Sant'Angelo dove c'è una spedizione di siciliani arrivati col carretto degli arancini, non le arancine, attenzione perché qui si discute molto. Se dite le arancine sappiate che provenete dalla parte di Palermo, perché i palermitani li chiamano arancine, mentre noi della Sicilia orientale li chiamiamo arancini. E devo dire, quando il commissario Montalbano ha deciso di chiamare il suo libro gli arancini di Montalbano, a Catania c'è stato un urlo di gioia e ha detto finalmente abbiamo vinto pur essendo Palermo. Sapete, c'è un po' di competizione, non potete immaginare, Pescara, L'Aquila, Catania, Palermo, il nostro è il paese anche dei campanili e delle rieducazioni. Sono felice anche dei saluti che il Presidente della Provincia, il Sindaco, l'Assessore, i parlamentari presenti hanno voluto portare qui da noi, e io vorrei incoraggiare anche in Abruzzo, ma non ce n'è molto bisogno perché Loris e i suoi collaboratori ci mettono veramente una grande passione, un grande entusiasmo. Vorremmo rafforzare la nostra presenza qui e vorremmo spiegare stamattina qual è il senso di questa presenza, anche se Davide l'ha fatto in modo perfetto. Davide, ti prego caldamente, le cose che ha detto qui pari pari, dille il 29 al prossimo Comitato Nazionale di Libera PD a cui verrà Guerini, che dedicheremo proprio a questo aspetto in particolare, quale partito in questa condizione, e siete tutti invitati, non è riservato il 29 soltanto ai membri del Comitato Nazionale, agli amici che vorranno avere un'occasione di confronto politico nel momento in cui non ci sono più sedi di discussione politica, non so se avete, perché gli organi di partito si riuniscono, funzionano, ma si riuniscono e funzionano per discutere tendenzialmente chi deve essere, no, candidato da una parte piuttosto che da un'altra, oppure se prendere una decisione, ma un luogo in cui si possa discutere dei problemi del paese con quelli che poi devono adottare le decisioni. Io credo che sia un'idea di politica di cui c'è un grande bisogno, anche un'idea di partito di cui c'è un grande bisogno. Già Davide ha detto chiaramente chi siamo noi, e per dire chi siamo io voglio ribadire subito che noi non siamo
né una corrente, come siamo abituati a vedere, no? Nelle storie dei partiti politici da cui proveniamo, vi ricordate, della Democrazia Cristiana, magari c'erano gli Andreottiani, c'erano i Dorotei, no? Anche negli altri partiti c'erano le correnti, persino nel PC c'erano le correnti, sia pure sotterranee, c'erano gli Avendoliani, gli Ingraiani, e anche nel Partito Democratico abbiamo avuto le correnti, quelli che sostengono gli ex popolari, piuttosto che noi non siamo una corrente politica, perché nasciamo da un comune sentimento politico, da una storia e da radici politiche profonde, e guardiamo naturalmente con un progetto comune di società, non legati quindi a una persona o all'occupazione pienamente legittima di alcune responsabilità di quello del partito. Ma non siamo neanche un'associazione culturale, noi siamo un'associazione politica che intende fare politica. Certo che ha in comune delle radici, e poi sono anche molto vaste, perché noi non siamo soltanto coloro i quali si sono formati nella scuola repubblicana o azionista di Ugo La Malfa, di Bruno Visentini o di Giovanni Spadolini, non ci siamo formati soltanto alla scuola liberale della tradizione del nostro paese, da Malagodi a Zanone e naturalmente al pensatoio liberale che ha avuto grandi figure di rilievo nel nostro paese, né soltanto alla tradizione liberal-socialista o cattolico-liberale, che pure naturalmente sono tradizioni egualmente importanti. Non è soltanto questo, è naturalmente qualcosa di molto più vasto, ed è sostanzialmente un movimento animato da alcuni principi di fondo, uno dei quali è la laicità dello Stato, scusate se io la ricordo. Adesso siamo per fortuna in un tempo in cui da parte di questo Papa non c'è un sentimento aggressivo nei confronti, anzi tutt'altro, c'è finalmente un sentire, no? E un riconoscere un principio di netta separazione tra lo Stato e la Chiesa, e un tentativo di non, diciamo, di non dar luogo a ingerenze, no? Che vanno in quella direzione. Ma naturalmente, come dire, insieme con la laicità dello Stato, nel senso tradizionale, quindi le libertà civili in ogni campo, c'è da parte nostra soprattutto una idea della società che bisogna liberare da quelle oppressioni, da quelle catene che oggi impediscono al nostro paese di essere all'altezza di quel ruolo e di quella funzione che potrebbe avere. Allora, questo è il vero tema e la vera mission che hanno i liberal PD, che possono avere un ruolo di stimolo. Noi non pensiamo naturalmente di poter, non abbiamo né la stupidità né la miopia di sopravvalutare il nostro ruolo e la nostra presenza. Noi esistiamo praticamente in tutte le regioni d'Italia, pensate adesso anche in Sud Tirolo, Alto Adige, alle ultime elezioni abbiamo fatto una lista nostra, abbiamo eletto consiglieri comunali, abbiamo assessori presenti in giunta, sino naturalmente alla Sicilia, dove potete immaginare la nostra presenza è particolarmente, quindi abbiamo una presenza radicata in tutto il territorio del paese, abbiamo personalità che ci guardano con molta simpatia, anche se non sono. C'è un elemento essenziale, anche questo Davide l'ha detto, non è obbligatorio che far parte del Liberal PD debba comportare la tessera del Partito Democratico. Non ci interessa sostanzialmente il marchio da esibire, uno può benissimo non avere alcuna intenzione di far parte del Partito Democratico e militare in un'associazione che proprio per questa ragione è riconosciuta dallo statuto del Partito Democratico, e noi siamo l'unica associazione sino a questo momento che ha avuto un riconoscimento pieno dalla direzione del partito, assolutamente di piena legittimità. E qualche volta abbiamo avuto anche con gli organi locali del partito qualche ragione di frizione, perché ci teniamo a mantenere sempre con spirito costruttivo la nostra autonomia e la nostra storia. Allora, dicevo, questa mission qual è sostanzialmente? Guardate, è semplicissimo. Il nostro paese, in cui per troppi anni e da troppe parti si sono create corporazioni, ognuna delle quali ha avuto un diritto di veto verso riforme profonde che consentissero quel cambiamento del paese nel senso della modernizzazione e della capacità di risolvere le città. In ogni campo, dalla magistratura alla sanità, dal sindacato al... non c'è realtà del paese dove non abbiamo dovuto scontrarci con l'esistenza di corporazioni che avevano un diritto di veto sulle riforme vere e profonde della società italiana.
Allora noi riteniamo che questo sia il vero problema del nostro paese, sia quello di, come dire, spingere perché la navigazione dell'Italia sia una navigazione in mare aperto e non dentro il porto, e quindi accettando le sfide naturalmente, ma avendo la piena consapevolezza che noi abbiamo in ogni campo, dalla scuola alla sanità, come dicevo, dall'università al mondo produttivo, abbiamo un paese che ha bisogno di liberare le sue risorse e le sue potenzialità. Ed è la ragione di fondo per cui in questo anno in particolare i Libera PD, non sempre e non in ogni campo, ma hanno dato una mano sostenendo lo sforzo del governo e del Presidente del Consiglio di attuare una linea riformata, di riforma, nel senso innanzitutto di modificare l'assetto costituzionale dello Stato, che, come dire, è un assetto costituzionale di cui noi siamo orgogliosi per quello che ha saputo svolgere nei primi 60 anni della vita del nostro paese, però francamente quasi 70 anni dopo il varo della Costituzione è ovvio ed evidente che il mondo è cambiato e che, per esempio, difendere una modalità di adozione delle decisioni che era esattamente quella della società diciamo della fine degli anni 40 non ha più senso in questo periodo. Voi pensate soltanto, per una cosa, vi butto uno stimolo: come è cambiata negli ultimi 20 anni radicalmente la vita dell'uomo nel pianeta, e consentitemi, una società evoluta come quella italiana. Pensate soltanto a come siano state abbattute le diversificazioni spaziali e temporali. Pensate, quando io ero piccolo e vivevo in un piccolo paesino della Sicilia all'interno che si chiamava Idone, in questo paese che si chiamava Idone, non sto parlando del 1800, sto parlando di un'età ragionevole, insomma 50-55 anni fa, arrivava in questo paese un solo giornale, un quotidiano su carta stampata, non c'era la televisione, non c'era la radio, e arrivava a mezzogiorno ed era il giornale La Sicilia di Catania. Oggi un ragazzo che vive ad Airone, alle 7 del mattino, quando si sveglia per andare a scuola e apre un computer, può leggere gli stessi identici giornali che può leggere un ragazzo che vive a Manhattan o che vive nella City di Londra. Ha le identiche opportunità. Pensate che quando io ho cominciato a lavorare a Credio PCQ a Roma, il servizio studi, la mia banca è stata la prima banca che ha deciso di avere un grande cervellone elettronico. Pensate, comprarono un palazzo in via vicino via 20 settembre, hanno abbattuto 4 piani e ci hanno messo un mega cervello elettronico gigantesco che ha una potenza paragonabile a quella che c'è sul mio iPad oggi. Non so se è chiaro. Tutto questo naturalmente ha fatto sì che le dimensioni spaziali e temporali si sono incredibilmente accorciate, e il tempo in cui i responsabili istituzionali devono assumere decisioni è un tempo che si è accorciato. È chiaro, no? Il processo legislativo, come l'avevamo immaginato, con un sistema bicamerale perfetto in cui una legge deve essere approvata nello stesso modo dai due rami del Parlamento, vi rendete conto? Fa sì che poi, come si legifera oggi? Ma si legifera così? No, si legifera con il governo che assume dei decreti legge che poi in 60 giorni devono essere convertiti. Quindi andare verso un superamento di un sistema bicamerale perfetto, solo per citarne una, è una condizione indispensabile. Possiamo immaginare che ci sia un governo del territorio nel paese in cui c'erano tutti i diversi livelli elettivi, i comuni, addirittura le municipalità, elette direttamente? Nella mia città era eletto direttamente il presidente della municipalità, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della regione, il capo del governo e in qualche misura anche l'Unione Europea. 6 livelli di governo elettivi sostanzialmente in una condizione per insistere nello stesso territorio. E naturalmente tutto questo comporta conflitti istituzionali e ogni altra cosa. Quindi un processo di razionale e radicale revisione dei meccanismi di governo di un paese naturalmente va spinto. Poi uno può spingere in una direzione per un'altra. Per esempio, noi lì dal PD pensiamo che questa riforma del territorio potevano forse essere fatte meglio, e sicuramente vanno completate. Cioè, io vi dico francamente, perché io devo stare in una regione a statuto speciale che aveva un senso
60 anni fa, 65 anni fa, quando la Sicilia c'era l'indipendentismo, e per fermare l'indipendentismo hanno dato la speciale. Perché il Friuli oggi deve avere la regione a statuto speciale e il Veneto no? Ce l'aveva giustamente 50 anni fa quando c'erano le truppe del patto di Varsavia, no? Ai confini con la Jugoslavia, c'erano i carri armati potenzialmente dall'altra parte e quindi un'autonomia. Ma oggi tra il Veneto e ha un senso di avere nel nostro paese 21 regioni, alcune delle quali francamente molto piccole? Si può andare probabilmente a un'aggregazione coraggiosa, a un superamento delle specialità dello statuto e magari immaginare, non la Liguria, no, no, la Liguria no, e neanche l'Abruzzo ovviamente, e neanche il Molise, e neanche la Basilicata, nessuno, cioè le riforme sempre nell'orticello del vicino. Pongo dei problemi naturalmente, ovviamente, o non ha forse un senso immaginare delle aree omogenee che non sono né le province né le regioni, ma sono articolazioni intermedie, no? Che sono omogenee dal punto di vista dei problemi. Per esempio tra l'Abruzzo, scusate, sollevo dei problemi, naturalmente senza conoscere la realtà, ma aspetta voi di riflettere. Noi siamo qui in piena Marca Adriatica, esattamente. Molise, Abruzzo, infatti il Presidente della Regione è nelle Marche. Esattamente, quindi c'è un problema invece di omogeneità, di seguire la Marca Adriatica, e magari le realtà invece interne hanno problematiche assolutamente diverse. Così come mi capita a me in Sicilia, pur essendo un'isola, c'è un distretto omogeneo che è quello della Sicilia sudorientale di 2.200.000 abitanti, la provincia di Catania, Siracusa e Ragusa, che sente Palermo come una realtà in qualche misura lontana, naturalmente. Allora, queste sono alcune delle considerazioni che noi sottoponiamo per dire, poiché non abbiamo interessi da difendere, ma il nostro approccio culturale è un approccio seriamente riformatore, noi abbiamo il compito di portare i problemi sul tappeto e di farli esaminare e di spingere e sollecitare le forze politiche, a partire dal partito in cui molti di noi militano, ad avere questo atteggiamento di tipo coraggioso. Allora, siamo sostanzialmente in questa condizione. E Davide accennava anche alle questioni relative alla politica nazionale e al governo. Anch'io penso che anch'io penso e spero che il segretario del partito apra una fase di riflessione vera e autentica dopo quello che è accaduto nel nostro paese nelle ultime settimane e negli ultimi mesi. Nel senso che le elezioni a cui faceva riferimento Davide sicuramente non sono state una sconfitta, però ci sono alcuni segnali che vanno considerati con molta attenzione. Il primo segnale che ho considerato con molta attenzione è l'altissima percentuale di persone che non vanno a votare. Sottovalutare questo problema è un errore clamoroso, anche perché io penso che una parte di elettorato che non è andato a votare è un elettorato che ha votato o potrebbe votare il Partito Democratico. La seconda questione, non va sottovalutato che il sistema elettorale e politico che noi abbiamo suggerito con quella bella legge elettorale che si chiama Italicum può andare bene in un sistema bipolare in cui c'è una forza organizzata conservatrice e una forza organizzata riformatrice che si alternano nel governo del paese e con delle forze, diciamo, esistenti ma marginali, che hanno diritto ad assistere, diritto ad essere rappresentati, ma che non sono. Sta accadendo, se leggete con attenzione i risultati più che delle regionali, dove il sistema è a turno unico, ma quello delle amministrative dove è a secondo turno, che in molte realtà nel turno di ballottaggio sta nascendo una coalizione contro, in cui contro l'esponente prevalentemente del Partito Democratico che è andato a votare votano praticamente tutto l'altro arco degli elettori, quelli che vanno dall'estrema destra sino al Movimento 5 Stelle sino all'estrema sinistra, e fanno prevalere un voto contro anziché un voto a favore. Tutte queste sono tematiche politiche che vanno ovviamente affrontate, guardate con molta attenzione, così come va guardata con molta attenzione il principio fondamentale che io sono assolutamente d'accordo che il segretario di un partito come il Partito Democratico non possa che essere contemporaneamente il premier o il capo dell'opposizione. Cioè, in un sistema bipartitico non è immaginabile che ci sia un primo ministro, un premier e poi una persona diversa che sia, però il partito deve esistere,
deve essere forte e deve essere in grado di marciare e di affrontare le questioni anche indipendentemente da chi in quel momento è impegnato in azioni di governo. E quindi ci vuole un assetto di partito legato anche alle cose particolarmente acute che diceva Davide poco fa e che noi il 29 proporremo proprio alla riflessione del Partito Democratico. Quindi siamo qui sostanzialmente per svolgere questo ruolo. Io avevo detto che sarei stato altrettanto generoso quanto lo siete stati voi con noi, mi fa particolarmente piacere di essere qui in questa bellissima città di Pescara, dove ho anch'io ricordi molto intensi con qualche vecchio amico dell'FGR, la Federazione Giovanile Repubblicana. Ricordavamo poco fa lo scherzaccio terribile che a Monte Silvano facemmo all'allora presidente della Commissione Pubblica Istruzione del Senato, Giovanni Spadolini, che venne a trovarci per la prima assemblea nazionale degli studenti repubblicani che facemmo a Monte Silvano. Lui molto gentilmente si fermò a dormire nell'albergo dove stavamo noi ragazzi, ebbe l'imprudenza di lasciare le sue scarpe nere perfette ministeriali fuori dalla porta per farle pulire e l'indomani mattina le trovò riempite di una poderosa schiuma da barba e per la quale ancora mi inseguiva qualche anno dopo, che ricordava che gli avevamo fatto fare questo bellissimo scherzaccio. Il sentimento è un sentimento sempre di gioia, di passione per la politica, di ammirazione per la vostra terra, per questa bellissima regione, e sono felice di oggi di aver avuto l'opportunità di verificare con mano la qualità del lavoro svolto dai Libera PD in terra d'Abruzzo, anche in altre realtà, a Lanciano, a Chieti, in altre amici, con altri amici che saluto con molto affetto e ringrazio di cuore Loris per aver dato questa bellissima opportunità e voi per la pazienza che avete dimostrato. Grazie. Siamo noi a ringraziare il Presidente Bianco, e ricordava prima appunto dei vari circoli di Libera PD, abbiamo l'architetto Catania, abbiamo per Lanciano insieme all'avvocato Bomba, c'è cioè Moscufo, tutti i consiglieri di Moscufo presenti, c'è cioè Chieti. Prima Enzo diceva non siamo una corrente. Beh, io ho vissuto, caro Enzo, in quest'anno e mezzo, che è l'esatto contrario, cioè abbiamo impiegato davvero tanto tempo a spiegare che non lo siamo, e un convegno oggi è il culmine di questa ormai presa di coscienza. Non siamo una corrente, però siamo un fiume calcio. Cioè, siamo sempre stati, appariamo, arriviamo, poi ripassiamo nel sottosuolo, ci purifichiamo per poi ritornare di nuovo diciamo all'aperto. E a me piacerebbe tantissimo sentire, innanzitutto vi porto il saluto e ve lo faccio portare adesso da Andrea Catena, perché il moderatore c'ha sempre ragione. Il segretario regionale oggi è impegnato, come Enzo sa bene, perché c'è da andare pure lui, ma ha fatto, qui si dice filone in Abruzzo, è nel Consiglio nazionale a Milano, e quindi si è scusato della sua assenza, ma è naturalmente l'impossibilità nel momento di giorni latini. Io vorrei un saluto invece del responsabile dell'organizzazione del Partito Democratico, che è Andrea Catena, che invito al tavolo. Grazie. Vi ringrazio Loris, che è un autentico animatore della nostra vita culturale regionale, oltre che del partito. Saluto Enzo Bianco, che è un protagonista indiscusso della nostra vita nazionale come dirigente politico, come ministro, come amministratore, David Borgia, con cui siamo conosciuti, che è il segretario nazionale di Libera PD, e quindi vi porto il saluto del Partito Democratico Regionale, che ha bisogno come il pane del vostro contributo, il contributo di Libera PD e di chi come voi in una giornata così torrida viene a partecipare, quindi ci mette passione e impegno politico. Abbiamo bisogno, come il pane, di un'associazione come Libera PD, che appunto non è una corrente, ma è un luogo di produzione di idee, di cultura politica e di proposte politiche, perché le sfide che abbiamo di fronte sono sfide impegnative, le cose che
che Davide Poggi e Renzi Bianco dicevano, per il PD nazionale vale anche per il PD abruzzese. Noi dobbiamo governare e cambiare questa regione, stiamo affrontando sfide molto importanti che magari nell'immediato non portano consenso, come la riforma della macchina regionale, come la riforma che dovremo affrontare nelle prossime settimane con ulteriore accelerazione del sistema sanitario regionale. Sono riforme difficili che hanno bisogno di una comunità politica che sia in grado di mettere al centro della propria azione politica l'interesse del cittadino, il bisogno del cittadino, e quindi avere la capacità anche di sfidare le pigrizie culturali e le resistenze che ci possono essere nella società, nella politica stessa, nel ceto politico e a volte anche nell'opinione pubblica rispetto ai cambiamenti che si mettono in atto. E quindi il contributo di un'associazione come Libero PD è veramente un contributo prezioso. Chiudo qui e vi ringrazio tutti. Ornello e Maria Amato. Allora, grazie, i ringraziamenti e forse i saluti a chiusura fanno sorridere, però ci tenevo perché Loris, che io ho conosciuto in diverse occasioni, è per me un referente importante, un referente per il settore della cultura. Ci siamo incrociati su occasioni, su un'occasione in particolare, cioè i libri di evasione e fragilità e cultura, e soprattutto su un elemento che è parte della cultura e sta, diciamo, diventando per molti parte della storia, cioè il libro che è alla base del pensiero libero. Il libro e la lettura sono necessariamente alla base della libertà, del formarsi del pensiero. Mi ha colpito in particolare il logo di questo convegno e perdonate la perversione del medico che viene fuori. Ovviamente è un logo che mette la rotella di ingranaggio più grande al centro, dove noi abbiamo, nell'encefalo abbiamo l'ipotalamo, che è il centro della paura, dell'aggressività, della sazietà, della fame, di tutte le connessioni che sono tra il pensiero e l'azione. Pensiero e azione che in questo momento, soprattutto in un momento in cui il Paese vive sì la spinta delle riforme, ma vive anche quella resistenza naturale che in ognuno di fronte al nuovo. Gli psichiatri direbbero che ci sono degli elementi che sono destruenti e sono, creano confusione e stress nella vita delle persone, al di là dei lutti sono i divorzi, cioè i cambiamenti dello stato di famiglia, i cambiamenti degli affetti e i cambiamenti radicali del luogo in cui si vive, i traslochi. Per noi è naturale, usciti dalla giovane età, è naturale la paura del nuovo, è la prima reazione. Cambia, c'è la riforma degli enti locali. Io sono un dipendente pubblico, la prima cosa che dico è: mi dovessero trasferire il mio posto, che fine fa? Adesso come funziona? Era meglio se stava tutto come prima. La riforma della scuola, che avrà sicuramente delle criticità, ogni riforma grande, ogni cambiamento grande ha delle criticità, ogni cambiamento grande è affrontato, così come si è detto, in un sistema che è un sistema che era moderno per gli anni 40, che comincia a essere bizantino nel 2015. Io ho visto, ho vissuto una votazione di nomina in commissione con un sistema che sono due cassette, la cassetta bianca, la cassetta nera, la pallina bianca nella cassetta bianca, la pallina nera nella cassetta nera e il voto contrario incrociando le palline e la raccomandazione del Presidente di Commissione: non vi portate a casa le palline per ricordo. In un'epoca in cui tutto è veloce, tutto deve essere veloce, in una testa che è la testa di un direttore di unità operativa complessa di un ospedale difficile,
in un reparto tecnologico, cioè io faccio un esame TAC in 2 secondi con un'apparecchiatura che è di 140 strati, quindi vediamo pure il pelo, però ci devo mettere 3 ore per votare una fiducia, perché devo passare davanti al Presidente della Camera e dire sì, no. È possibile mai che non si possa cambiare? Si deve cambiare. Si deve cambiare perché il bene comune vuole il cambiamento, perché non si lavora in maniera tempestiva rispetto a un cambiamento che è un cambiamento veloce. Il sindaco di Perth, che è la città gemellata con Vasto, che è il mio comune, sapendo che avevamo un consiglio comunale piume, ci ha chiesto quanti punti all'ordine del giorno, gli abbiamo detto 10, ha sgranato 2 occhi e dice: possibile, fate 20 minuti di intervento per dire se si deve togliere una palma dal lungomare di Vasto o se se ne devono mettere 2. I nostri consigli comunali sono necessariamente più veloci, non sono la manifestazione e l'espressione dell'eloquio, non sono i minuti per cui si ha diritto di parola che fanno l'incidenza di quel partito in quel momento. Ecco, allora la riforma costituzionale, la riforma della scuola, localmente sulle regioni la riforma della sanità, la revisione possibilmente senza gli scudi levati dell'attuazione del titolo quinto, che ha portato così tante differenze nella sanità e nel sociale, cioè sui diritti elementari, necessariamente ci deve far riflettere. Ben venga un momento di pensiero laico nel significato più ampio di questo termine, laico e soprattutto riformista, senza la paura del cambiamento. Questo è sicuramente questo ambito, ma questo è soprattutto il Partito Democratico adesso. È detto da una persona che si è candidata nell'area di Bersani e che ha vissuto le primarie con Gianni Cuperlo, significa veramente un cambiamento forte, perché anche questo, la sinistra all'interno del partito non può essere sinistra resistente, si lavora per qualcosa e non contro qualcuno, e questo credo che sia il senso di questa manifestazione e che vuole essere attualmente il partito. Io saluto, approfitto per salutare i consiglieri provinciali di Pescara, anche consigliera di Pescara Leila Keshud, Franco Galli e tutti i segretari di sezione. Segretari di sezione, vedo Malachi, Perpenne, Moscù, dico questo: non abbiate paura di liberarvi, non si costituiscono sul territorio, no, questo lo dico per. Non si costituiscono sul territorio delle associazioni che vanno contro il PD, ma che vanno. La loro azione è nel e con il PD, e l'avete visto a Pescara, l'avete visto anche a Chieti con le ultime elezioni. Io Enzo, se lo permetti, vorrei far chiudere da una persona che non è un politico, anche se ha avuto una candidatura con una bellissima cifra elettorale, purtroppo nella città di Chieti che abbiamo perso, e su Chieti dobbiamo riflettere tantissimo, vedo anche Luca Caratelli e altri amici, Matteo Sansone. Io farei chiudere da una persona che come me è appassionata di cultura e che ha lavorato tanto in questo campo, però nell'associazionismo, e quindi l'ultimo contributo, il saluto finale, lo facciamo fare da Cinzia Di Vincenzo. Prego Cinzia. Grazie per questa richiesta di portare un mio piccolo contributo, ma io ringrazio tantissimo Lois e Paola che in questi mesi mi sono stati vicino e mi hanno sostenuto in questa esperienza, e ringrazio per l'opportunità che ho avuto oggi di ascoltare i rappresentanti più autorevoli di questa
splendida realtà che c'è all'interno del PD. Mi è piaciuta molto la definizione di questa cerniera che si offre all'elettorato per poter avere dei luoghi di confronto e di discussione. E apprezzo moltissimo anche questa onesta disamina del fatto che mancano nelle sedi del partito occasioni e momenti di confronto. Ho potuto, diciamo, subito avere la percezione in queste settimane di come sia davvero difficile riuscire a confrontarsi e a discutere all'interno di quelli che una volta erano, appunto, mi riferisco ai grandi partiti popolari, luoghi anche di formazione della coscienza politica e della cittadinanza. A proposito della cittadinanza, voglio sottolineare questo proprio per essere sintetica, riferendomi alle preoccupazioni che sottolineava il Presidente Bianco, che va guardata con molta, non con poca, ma con molta preoccupazione il fenomeno dell'astensionismo. Essendo io, avendo io una esperienza pluridecennale nel mondo della cittadinanza attiva, essendo stata per molti anni presidente di una consulta comunale delle associazioni culturali ambientaliste, avendo anche promosso vari comitati e quindi avendo la percezione che c'è un mondo di cittadini che ha a cuore il bene comune, che ha avuto spesso la funzione suppletiva dei partiti nel prendersi a cuore realtà legate all'ambiente, alla cultura, al patrimonio culturale. Ebbene, siccome il fenomeno della disaffezione legato alla crisi della rappresentanza politica, ho potuto constatare che colpisce anche cittadini che sono attivi e che quindi hanno a cuore il senso della partecipazione, ecco, lascio questo mio breve intervento con questo appello anche questa associazione politica di politica culturale svolga anche un ruolo di supplenza all'interno del partito in questa fase, sollecitandone un ruolo, diciamo, di maggiore attenzione a quelle che sono diciamo, quelle carenze percepite dalla società, anche dalla società più attenta, sui valori della giustizia e della equità sociale, che non sempre è stata, come dire, sottolineata dalle politiche del Partito Democratico, soprattutto in quest'ultima fase. Quindi la formazione e l'informazione e quindi la cultura come formazione della cittadinanza e della condivisione. Grazie. Architetto Maurizio Catania, Libera PD. No, vieni qua tu, Libera PD Lancia. Grazie a voi. Saluto innanzitutto il Presidente, il Segretario Nazionale, Loris, che ha organizzato questo gran bel convegno, l'onorevole e l'assessore. Mi presento, sono Maurizio Catania, il segretario del Liberal, del circolo Liberal PD di Lanciano. Questo per dire, non che mi voglia vantare oppure che sia particolarmente importante questo, per dire che i Liberal PD ci sono già da un po' in Abruzzo e a Lanciano, proprio perché abbiamo inteso già da qualche tempo risvegliare queste anime liberal democratiche che ci sono, il pensiero liberal democratico c'è in Abruzzo, c'è dalle mie parti, nella Frentania, c'è un background, quindi abbiamo inteso quasi da 2 anni cercare di risvegliare queste coscienze sopite. E allora è cominciato già da qualche tempo il cammino, quindi insieme a 50-60 amici abbiamo intrapreso quello che era la mission del Liberal PD, te lo ricordi, Loris?
E quindi questo per dire che ben vengano questi convegni, il think tank, anche se, ecco, come diceva Davide, uno slogan ambizioso, però è giusto che si cominci a fare una riflessione in questi termini. Però io vorrei proseguire su questa riflessione, perché forse proprio per svegliare queste anime sopite, questo pensiero sopito, forse i think tank non bastano più, o comunque solo questo non basta. C'è bisogno per far tornare i cittadini a votare, a essere presenti alle elezioni, a dare il loro contributo. C'è bisogno, quello che diceva anche l'onorevole Amato, pensiero e azione. Troppo spesso noi ci siamo soffermati a parlare, a fare strategie, a fare analisi, però poi l'azione liberaldemocratica forse è sfuggita un po', perlomeno non si vede tanto. Allora noi da 2 anni, da Lanciano, abbiamo cominciato a fare questa azione benedetta, che manca, l'azione che deve fare un circolo liberal PD, direi, che innanzitutto lavorare dentro il circolo con i propri approfondimenti. Abbiamo fatto incontri con i cittadini quando il segretario propose già alla prima ora della la buona scuola, e gli studenti lancianesi hanno occupato le scuole. Noi abbiamo preso gli studenti di Lanciano che occupavano le scuole, i genitori, e li abbiamo portati dentro al circolo PD a parlare e a chiarirci e a dialogare, perché se no poi i think tank lasciano il tempo che trovano e vado avanti. Abbiamo preso anche delle volte in contrasto con quello che è l'amministrazione su talune scelte, proprio perché il Partito Democratico ha questo notevole consenso. Bisogna portare una voce critica a ragione. Per esempio, ci sono delle questioni attualissime che forse il think tank deve superare. Qui abbiamo il problema delle trivelle che stanno trivellando, stanno massacrando la costa, e non possiamo poi perdere tempo a parlare, a disquisire. C'è da affrontare, da dire la nostra. Sono occasioni che non possiamo perdere, perché poi, se no, come li portiamo questi a votarci? Non vengono. Perché parliamo, e allora anche noi liberal PD, se ce la facciamo, dobbiamo dire la nostra e far riflettere innanzitutto il Partito Democratico, per poi tutti i cittadini, che ci sono questioni dove ci arrivano 50.000, 60.000 persone in piazza e il Partito Democratico, il liberal PD per esempio, sono distratti. Questa è la presenza sul territorio che noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo, ma mi auguro e auspico, perché poi pur non portando, doti a questo convegno, doti di assessori e di consiglieri comunali, però porto i saluti del circolo di Berapiti di Francavilla, il segretario Fabrizio Paolini, che ha avuto aveva già un impegno, non si è riuscito a liberare. Però su queste questioni concrete dobbiamo subito, senza perdere neanche un giorno, perché il tempo vola, e in questo Matteo Renzi, segretario, è un campione nel prendere a volo e cavalcare e risolvere per quanto possibile, nella maniera più riformista possibile. E allora, scusatemi se mi sono dilungato, però tutto questo, tutte queste mie considerazioni arrivano al punto che poi c'è bisogno di un coordinamento, perché poi non possiamo agire in maniera isolata. In maniera isolata non bastano più
i circoli o i bei convegni che rivedono un tema altissimo come quello di questo giorno, di questa mattinata, no? Ma c'è il problema dell'area metropolitana che diceva il presidente Bianco, no? Che il presidente D'Alfonso ha affrontato, sta affrontando anche con le sue soluzioni sulla una diversa mobilità con una diversa rete infrastrutturale, e lì Libera PD ci devono stare, perché è dalle infrastrutture che si può cominciare a pensare una nuova regione, non dai, solo dal pensiero, quindi dal pensiero e dall'azione. Ecco, scusatemi se mi sono dilungato, ma tutto questo per dire che poi il circolo Lanciano funziona già da qualche anno su questo, e non si tirerà indietro per quello che sono le proprie forze su queste cose, perché ci sono dei principi inderogabili su cui noi non trattiamo. Il primo principio è quello della lealtà, della concretezza e della trasparenza, perché a noi, a Lanciano, le poltrone e gli scenari e le passerelle non ci piacciono. Scusatemi, vi saluto, questo è torno al discorso, vado a Lanciano, dove siamo stati chiamati alla presentazione in Consiglio Comunale del baratto amministrativo, insieme a un'altra associazione con cui collaboriamo. Stiamo cercando di spingere l'amministrazione ad approvare questo baratto amministrativo, che non è nient'altro che la possibilità ai cittadini inadempienti di pagare le tasse arretrate prestando offerte di lavoro. Così forse qualche cittadino lo portiamo a votare, altrimenti diventa tutto più difficile. Vi saluto, perché ecco, insomma, volevo prendere la parola anche un po' più prima, però si stanno prestando ad agire. Vi ricordiamo che la concretezza fa parte di ogni circolo Libera PD. Moscufo ha appena portato 10.000 volumi alla biblioteca cittadina e se la sta costituendo, e Chieti si sta muovendo, direi, in una maniera perfetta per quanto riguarda le regole statutarie e poi le doti di assessori e consiglieri non vengono dalle prebende quando dal rispetto. Grazie a tutti per essere qui.